Benvenuti su Creazioni Digitali in questo nuovo tutorial del corso completo e gratuito di Affinity Designer. Vedremo gli effetti di livello che possono essere applicati in maniera non distruttiva ai livelli, singoli oggetti, curve, testo, immagini oppure ad un intero gruppo di livelli per aggiungere degli effetti, per dare spessore, tridimensionalità, ombre ed incrementare così la creatività all'interno di un progetto. Gli effetti di livello possono essere applicati in due modi: attraverso il pannello FX rapido oppure attraverso il pannello livelli, cliccando sull'apposita icona situata in basso. Ho preparato un pirata tratto da una mia illustrazione per l'infanzia e formato da un raggruppamento di livelli che seleziono. In questo modo gli effetti saranno applicati all'intero gruppo. Utilizzo il pannello FX rapido. Per aggiungere un effetto di livello, inserisco, cliccando, la spunta nella casella smussato rilievo. Vedete che aggiungo in pratica l'effetto al livello, in questo caso al raggruppamento. Sotto dai pulsanti a scorrimento è possibile impostare il raggio e l'opacità. Se clicco invece sull'icona a forma di ingranaggio, si apre la finestra che vedremo fra poco, utilizzando l'altra modalità. Elimino gli effetti di livello togliendo la spunta e vediamo come applicarli utilizzando il pannello livelli. Anche in questo caso seleziono il livello e clicco su FX in basso. Si apre la finestra di cui vi parlavo prima, dove troviamo tutti gli effetti che possono essere applicati ed è molto più completa rispetto al pannello FX rapido, con tante altre opzioni per regolare gli effetti. In realtà volevo eliminare l'effetto, ma ho riselezionato la casella, quindi lo ha mantenuto. L'effetto smussato rilievo viene usato per aggiungere bordi arrotondati, per ombreggiare e dare un'impressione 3D. Dalla casella destra seleziono il tipo di smussato da applicare in rilievo all'interno e vedete che crea queste sfumature che danno tridimensionalità alle forme all'esterno oppure cuscino. Ottengo così degli effetti diversi, diversi tipi di smussato. Vedete come cambia l'aspetto del pirata. Se sposto il cursore verso sinistra, gli effetti vengono completamente annullati. Togliendo la spunta dalla casella accanto, l'effetto viene invece disattivato. Perfetto, reimposto l'opzione rilievo e inizio a dare un raggio, che sarebbe il raggio di azione dell'effetto. Poi imposto la profondità, in genere collegata al raggio. Quindi la troverete sicuramente disattivata. Per impostarla in maniera indipendente, occorre sganciare la graffetta che li vincola. Do quindi un po' di attenuazione che serve a sfocare ombre e luci e consente di accentuare o ammorbidire la profondità. Adesso esagero giusto per farvi vedere. Cambio tipo e imposto all'interno. L'effetto che ottengo è questo che vedete. Crea delle sfumature all'interno del personaggio e anche in questo caso posso impostare i parametri dai pulsanti a scorrimento. Vi faccio vedere l'effetto che ottengo impostando all'esterno e questo invece è quello che succede se imposto smussato cuscino. Cliccando su inverti, inverto l'effetto. Profilo invece modifica il modo in cui la luce viene applicata per dare risalto ai rilievi e le zone concave. Muovendo queste curve si va a cambiare quelle impostazioni. Rimuovo invece, reimposta il profilo predefinito e poi direzione, che imposta la direzione della luce che colpisce l'oggetto, che posso gestire attraverso questo pulsante circolare. Sotto abbiamo anche altri due parametri, evidenziazione ed
ombreggiatura. Adesso inserisco un rosso, giusto per rendervi l'idea, lo metto al massimo in modo che possiate vederlo meglio. Vedete, crea questo alone rosso. Qui invece setto l'ombreggiatura, inserisco il blu e poi gestisco la percentuale di opacità. Annullo con CTRL Z e riporto tutto com'era. Vediamo cosa è successo nel pannello livelli, che non trovo più, lo riapro. Vedete che al gruppo pirata, a cui ho applicato l'effetto smussato, è stata aggiunta l'icona FX, che indica appunto un livello con effetti. Se clicco e voglio rimuovere l'effetto di livello, si riapre la finestra. Deseleziono l'effetto e il personaggio torna come prima. Posso riaggiungere successivamente e gli effetti e le impostazioni dell'effetto restano memorizzate. Sotto troviamo scala con oggetto. Clicco e disattivo la funzione, quindi aggancio il pirata e lo scalo. Vedete come gli effetti si spostano e si deformano. Annullo ancora con CTRL Z e attivo l'opzione scala con oggetto. Ripeto l'operazione e vedete che gli effetti stavolta vengono scalati e restano invariati. Annullo ancora con CTRL Z. A destra invece troviamo la casella per dare una percentuale di opacità al riempimento. Ok, passiamo all'effetto successivo, l'effetto contorno. Lo seleziono e viene applicata una sfumatura. In pratica è l'ultima impostazione che avevo utilizzato ed è rimasta memorizzata. Adesso voglio inserire un tono in tinta unita. Questo giallo va benissimo. In alto troviamo sempre i cursori per l'opacità e il raggio, oltre alla casella di selezione per i metodi di fusione che al momento tralasciamo, ma sappiate che si possono applicare su alcuni effetti. Il contorno può essere applicato all'esterno, al centro o all'interno. Vedete che accanto alla casella contorno c'è un segno più. Questo indica che è possibile moltiplicare l'effetto, in questo caso il contorno. Clicco e inserisce un altro contorno rosso. Clicco ancora e stavolta aggiungo un contorno nero. E questa è un'altra modalità per ottenere i contorni multipli. Annullo ancora con CTRL Z. Vediamo l'effetto successivo, l'effetto 3D, che serve a dare tridimensionalità. Anche su questo effetto regolo il raggio, la profondità, la attenuazione e ottengo un effetto 3D. Poi imposto l'opacità e la diffusione, che serve a settare la quantità di colore riflesso dalla superficie dell'oggetto quando illuminato. Speculare invece regola la quantità di colore riflesso dalla superficie. E poi troviamo ancora brillantezza con la relativa tonalità. Ambiente invece imposta l'intensità della luce diffusa nell'ambiente. Anche qui è possibile impostare un colore. E poi troviamo anche la sorgente di luce. Aggiungere più sorgenti, impostare e regolare direzione e colore. Annullo ancora. Vediamo adesso l'effetto ombreggiatura interna. Lo attivo e anche qui imposto il raggio, l'offset, l'intensità ed eventualmente anche il colore e l'angolazione. Posso anche duplicare l'ombra, cambiare colore e dare così un po' di movimento. Allo stesso modo funziona l'ombreggiatura esterna, ma l'ombra verrà applicata all'esterno dell'oggetto. Bene, ho applicato questi effetti e adesso voglio trasferirli e sugli altri in modo che il lavoro sia omogeneo. Faccio quindi un CTRL C per copiare oppure copio dal menu modifica tenendo selezionato
l'oggetto e mi sposto sull'altra tavola da disegno. Attivo il livello nascosto, si tratta di un raggruppamento di livelli che contiene tre personaggi completamente piatti. E troviamo ancora il pirata. Li seleziono dal menu modifica, incolla FX. In questo modo applico gli effetti che avevo copiato prima a tutti gli oggetti selezionati. Adesso attivo altri livelli di gruppi nascosti, il gruppo sfondo che inserisce i personaggi in un contesto e il gruppo nuvole. Voglio un cielo più movimentato e quindi adesso applicherò un effetto bagliore. Seleziono quindi il raggruppamento nuvole. Si apre la finestra, attivo bagliore interno. Il metodo di fusione lo lascio su scherma che serve a schiarire. Anche qui posso regolare il raggio, l'intensità del bagliore ed eventualmente cambiare il colore. Che seleziono con il contagocce, prendo una tonalità di azzurro. Vedete, il colore risulta schiarito perché ho appunto applicato il metodo di fusione scherma. Bene, prima di terminare, vi faccio vedere altri due effetti con i quali creerò le ombre dei personaggi. Intanto inserisco un altro oggetto nella scena, un livello nascosto che contiene un veliero. Seleziono quindi il pirata, CTRL più J e duplico. Dopodiché utilizzo Unisci per unificare i vari livelli ed ottenere così un'unica forma, la sagoma del pirata. Adesso la seleziono dal pannello livelli, clicco su Distorsione gruppo e seleziono Prospettiva. La dispongo dietro, poi aggancio la forma ai lati e la trascino in basso. La posiziono per creare l'ombra. Riduco l'opacità ed applico il metodo di fusione moltiplica. Adesso clicco ancora su FX con il livello selezionato, Distorsione gruppo. Attivo l'effetto sfocatura gaussiana. Ripeto l'operazione anche sugli altri personaggi. Vi risparmio i passaggi e vi faccio vedere solo il risultato. Ed infine vedremo l'ultimo effetto che applicherò sul livello sabbia. Lo duplico e applico il metodo di fusione luce vivida. Dopodiché aggiungo un effetto sovrapponi sfumatura e creo queste zone di ombra e di intensità di colore diverse. Gli effetti di livello vi permettono di rifinire in maniera professionale i vostri progetti e vanno sicuramente sperimentati per acquisire maggiore padronanza in modo da applicare l'effetto al momento giusto. Bene, anche per questo video è tutto. Se ti è stato utile, lascia un like. Se hai dubbi, lascia dei commenti. Ci sentiamo, spero, la prossima settimana. Ciao!